Roma è la capitale d'Italia. Ma qui non ci sono solo le rovine e le istituzioni di uno degli stati fondatori dell'Unione Europea. Qui c'è anche il Papa e nel 2025 verranno milioni di fedeli da tutto il mondo per il Giubileo. Proveranno ad accoglierli la grande bellezza. Muy bella. Bella. Bellissima. Ma non solo. Roma è anche la capitale italiana dell'immondizia. Qui sono nella sede Lipu di Roma, dove curano i gabbiani che, cibandosi di rifiuti, spesso si intossicano. Se a Roma non ci fossero stati così tanti rifiuti, i gabbiani probabilmente non sarebbero arrivati, sono correlati direttamente alla disponibilità di rifiuti sul territorio. Hanno un po' colonizzato, diciamo, la città? Certo, ci hanno colonizzato. E addirittura negli ultimi tempi il gabbiano fa una nidiata solamente, di solito. Negli ultimi tempi stiamo notando le due nidiate. Più abbondanza di cibo c'è, più possibilità c'è di portare avanti i piccoli e più si fanno nidiate successive. Questo è un adattamento ovviamente della specie. Roma è piena di gabbiani perché è piena di rifiuti. E se i gabbiani si intossicano, i cittadini romani come stanno? Questi sono tutti mezzi AMA, i cosiddetti squaletti, che hanno ritirato l'indifferenziato, perché dentro c'è di tutto, dai cartoni, pellet, addirittura c'è una sedia, che rimangono qui a stazionare per ore e ore in attesa di essere scaricati. Brava, brava! È vero? Lo schifo! Sono pieni di rifiuti, non ritirano la mondezza e fa schifo. Questo odore così forte lei lo sente costantemente? Certo, specialmente la notte, la mattina presto. Dice, avete voluto di cassa popolare perché una non ha la possibilità economica, perché sennò io scapperei. Adesso vi metto lì e state bene così, in mezzo alla mondezza. Qui siamo praticamente al centro di Roma. Alle nostre spalle c'è via del Foro Italico, lì dietro Ponte Milvio e più sui Parioli. E quella che vedete è una discarica a cielo aperto. Questa è roba del Comune di Roma, no? È una discarica abusiva, per palesemente. Non è una cosa normale, ma penso che sia andata anche dall'altra parte, la stessa cosa. Tutta Roma è così. Ci sono rifiuti di ogni sorta, dall'Eternit, dalle cassaforti di Velte, materiale infiammabile e anche altamente nocivo. Entrano, scaricano, danno fuoco a questi rifiuti e il giorno dopo ricominciano. E quella che vediamo in sostanza è solo la punta di un iceberg maleodorante, perché è solamente la parte che ancora non hanno dato fuoco. Sostanzialmente in questo versante, Prenestino, Casilino, si chiama la terra dei fuochi di Roma apposta, perché tanti rifiuti purtroppo sono stati interrati, tanti terreni sono stati posti sotto sequestro anche qui vicino e non sono stati mai bonificati. Nelle circa 1000 discariche abusive che soffocano Roma, i rifiuti vengono gettati così come sono e poi bruciati in modo tale da risparmiare sui costi di smaltimento. E gli unici a occuparsi del riciclo sono loro. Io sono sbracciarollo di ferro vecchio, raccolgo ferro, roba vecchia. Ah, tu fai il giro per prendere il ferro? Sì, dalla gente, vi ho visto qui. Che ci fai col ferro poi? Lo vado a vendere. Ma se questo è quello che accade nei siti abusivi, ci si aspetterebbe che le cose vadano diversamente in quelli ufficiali. E invece... È il 24 dicembre 2023. Quando va a fuoco un impianto di trattamento biologico di rifiuti, in gergo TMB. Si trova a Malagrotta, la discarica più grande d'Europa, che anche se è stata chiusa nel 2013 e da allora non accoglie nessun rifiuto, ci costa ogni anno 6 milioni di euro. E l'incendio di Natale è solo l'ultimo di una lunga serie di impianti di trattamento dei rifiuti andati a fuoco. Dicembre 2018, Salario. Marzo 2019, Rocca Cencia. Giugno 2022, Malagrotta. Settembre 2023, Aprilia. E poi dicembre 2023, di nuovo Malagrotta.
È incredibile, è sicuramente quello che è accaduto, cioè che l'anno precedente brucia un TMB e l'anno successivo ne brucia un altro. Innanzitutto noi abbiamo aperto un filone di inchiesta su Malagrotta per quello che è accaduto il 24 dicembre. Ci sono due TMB fuori uso, una discarica più grande d'Europa, grande come 336 campi di calcio, con rifiuti che arrivano anche a 70, 80, 90 metri d'altezza. Evidentemente in tanti hanno fatto finta di non vedere. E con l'impianto di Malagrotta fuori uso, la mole di rifiuti che avrebbe dovuto accogliere è stata portata qui, a Rocca Cencia. No, ci dovete stare qui. Perché no? È perché l'aria riservata è privata qui. Sì, sì, ma stiamo facendo delle riprese no, su... No, le non lo puoi fare qui, devi fare fuori le riprese. Non c'è un cancello che delimita, no? Gli spazi dico, privati. Questo è il piazzale dell'AMA, se era per me. Non era un problema. E perché è il problema? Il problema è per l'AMA, non vuole che state qui. E noi quelli insomma hanno detto guarda, quelli stanno alla telecamera, lo devi mandare via. Siamo arrivati da due minuti e già ci hanno mandato via. Quando sono avvenuti incendi come quello di Malagrotta, è stato evidente che quei rifiuti non gestiti più lì hanno sovraccaricato queste strutture? Per un breve periodo di tempo sono riusciti a scaricare i rifiuti fuori dai capannoni. E poi fuori dai capannoni? Fuori dai capannoni. Che vuol dire? Nel senso che i rifiuti venivano stoccati sul piazzale. Dentro com'è la situazione? Dentro ci sono cumuli e cumuli di immondizia. Questa montagna enorme di rifiuti che si accumulano all'interno di capannoni che poi giace, putrisce materialmente, quando aprono le porte per poterla lavorare e portare via, rilascia questi miasmi. Siamo riusciti a mettere proprio distante da qui una colonnina fissa di Arpalazio che ha rilevato ingenti quantità di PM10, di PM3, di acido solforico, di ammoniaca e di un'altra serie di elementi, tutti provenienti da questi impianti che nuociono alla salute. Che cosa significa vivere e crescere una famiglia nei pressi di un centro del genere? Si può stare. Non è invivibile. Noi stiamo con le finestre chiuse. Non riusciamo a far giocare i nostri figli in giardino. Abbiamo dei pozzi di captazione dell'acqua qui che noi beviamo e qui c'è l'impianto che produce percolato, perché la mondezza quando rimane ferma per tanto tempo percola, va a finire sotto al terreno e poi ovviamente inquina la falda. E noi siamo il municipio col più alto indice tumorale, qui noi moriamo a mazzette e non riusciamo a capire perché. Ma se questi impianti traboccano di rifiuti e intossicano la popolazione, è anche perché ci sarebbe una falla nella raccolta differenziata di Roma, come ci spiega questo dipendente AMA. Se lei guarda una batteria di cassonetti, si renderà conto che vedrà un bidone della carta, un bidone della plastica, un bidone dell'organico e magari tre bidoni dell'indifferenziato. Quindi il messaggio che AMA dà all'utenza è: io non voglio la differenziata. Io voglio l'indifferenziato. Differenziare rifiuti genera un'economia che attraverso il riciclo produce risorse, ma a quanto pare anche non differenziare rifiuti genera grandi affari. E perché? Forse perché ci guadagna di più. Purtroppo quello che gira intorno al rifiuto indifferenziato è un mondo, perché parliamo della raccolta stessa, parliamo dell'immagazzinaggio, parliamo dei camion che caricano questi rifiuti e li portano in tutti gli impianti disseminati in Italia e fuori dall'Italia, per cui l'introito che c'è intorno all'indifferenziato è enorme.